ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata del TG Games Limited, puntata veramente ricca di notizie, questa volta non solo sul mondo delle Limited, ci sono anche delle ottime offerte, ci sono delle campagne Kickstarter, ma cominciamo con ordine e iniziamo come ogni settimana da Limited Run. Andiamo a vedere i giochi che si potranno ordinare questo pomeriggio a partire dalle 16. Il primo l'abbiamo già visto la settimana scorsa, è un gioco per PlayStation 4 che si chiama Fox and Forests. Bellissimo platform con grafica classica in stile 16-bit, dove il vostro personaggio ha il potere di trasformare il mondo di gioco tra primavera e inverno, quindi farà nascere la neve o farà uscire i fiori. In questo modo potrete andare avanti nel gioco. Veramente un bel gioco, già uscito nella versione Nintendo Switch, adesso arriva nella versione PlayStation 4. Qui da Limited Run potete prendere la versione fisica e vi lascio il link per poterlo ordinare. Il secondo gioco che si potrà ordinare questo pomeriggio è invece un gioco per Nintendo Switch. Si chiama The Lara Croft Collection ed è una compilation che contiene i due capitoli di The Lara Croft, questa sparatutto con grafica isometrica che uscì ai tempi di PlayStation 3. Ebbe un discreto successo questo gioco, io ho giocato il primo capitolo e devo dire non mi è dispiaciuto. Adesso portano tutti e due i capitoli qui su Nintendo Switch e Limited Run ci porta alla versione fisica del gioco, e sarà infatti disponibile da Limited Run non solo la versione fisica normale ma anche una bellissima Collector Edition con la scatola a forma di piramide, una forma triangolare non proprio di piramide, e all'interno ha tanti contenuti tra i quali anche un bellissimo taccuino. Devo dire una bella collector questa, e il gioco consigliatissimo. Io avevo già una limited nella versione PlayStation 3 e vi consiglio adesso di prendere questa per Nintendo Switch perché è veramente un gioco molto interessante. Poi passiamo a martedì 14 maggio arriverà un gioco per Nintendo Switch e PlayStation 5, si chiama Breakbeat ed è un misto tra un puzzle game e un gioco musicale. Voi dovrete muovere il vostro personaggio sul piano di gioco isometrico e in base alle note che avete a disposizione il vostro personaggio dovrà recarsi nel punto dove dovrà suonare. Se sbagliate qualche mossa potrete tornare indietro. Insomma, un gioco particolare in uscita in versione fisica per Nintendo Switch e PlayStation 5, e qui da Limited Run potete ordinare la versione fisica e vi lascio il link per poterlo ordinare. Andiamo a dare un'occhiata al futuro. Venerdì prossimo, 17 maggio, uscirà un gioco per PlayStation 4 e PlayStation 5 che si chiama Fashion Police Squad, gioco molto particolare, è infatti uno shooter in prima persona con una grafica con i fondali poligonali e i personaggi in bitmap, ricorda un po' la grafica di Duke Nukem 3D, e però questo gioco è molto strano perché voi siete una specie di sarto e dovrete andare in giro a sparare contro i nemici che sono svestiti, insomma che non sono alla moda, e voi dovrete spararli per farli ritornare di nuovo fashion. Insomma, gioco strano, tra le armi c'è anche una macchina da cucire, sicuramente molto divertente. Da Limited Run uscirà la versione fisica per PlayStation 4 e PlayStation 5, vi lascio già il link per dare un'occhiata, ma il gioco si ordinerà per settimana prossima. Altro gioco ordinabile settimana prossima in uscita su Nintendo Switch e PlayStation 5 è Beat Boy, un classicissimo platform con grafica in stile 8-bit dove il vostro protagonista è una specie di supereroe si trasforma in un giocatore di baseball e potrà combattere contro i nemici usando proprio una mazza da baseball. Gioco carino, uscirà in versione fisica e vi lascio il link per cominciare a dare un'occhiata, ma si potrà ordinare settimana prossima. Poi diamo uno sguardo ancora più in là, arriviamo a fra due venerdì, quando su Nintendo Switch e PlayStation 5 uscirà Animal Well. Anche questo un platform molto classico con grafica in stile 8-bit, anche questo però con le animazioni dei personaggi molto più moderne, sembrano quasi le animazioni che si vedevano in giochi tipo Prince of Persia o Another World. Gioco molto carino ragazzi, uscirà sia in versione fisica normale sia in Collector Edition, ma comunque ne riparleremo fra due settimane. Poi passiamo a Super Rare Games perché ci porta un nuovo gioco per Nintendo Switch che è il vero terzo gioco del triple pack. Io un paio di puntate fa avevo detto che
il gioco che usciva era il terzo gioco in triple pack, invece quello era il secondo. Questo è il terzo gioco, si chiama Wargroove 1 più 2 o 1 plus 2 ed è un bellissimo gioco di ruolo strategico molto simile a Fire Emblem, sia nel tipologia di gioco ma anche nella grafica, ricorda i capitoli di Fire Emblem usciti su Game Boy Advance. Bellissima grafica quindi a 16 bit, animazioni molto belle, gioco sicuramente molto interessante, e in questa compilation troveremo i primi due capitoli. Il gioco uscirà in versione fisica qui da Superare Games, vi lascio il link per poterlo acquistare. Purtroppo il triple play è già terminato, quindi chi non l'ha ordinato non potrà più ordinarlo. Io che l'ho ordinato sicuramente mi spediranno tutti e tre i giochi, compreso questo. Poi passiamo a Red Art Games, che ci ricorda che il 24 di maggio uscirà la versione fisica di Castle of Shinigami 2, bellissimo shooter a scorrimento verticale che uscì ai tempi, se non sbaglio, su Xbox 360 e ebbe sicuramente un grande successo in Giappone, e che adesso arriva qui su Nintendo Switch in versione fisica da Red Art Games. Quando furono aperti i preordini, il gioco era disponibile nella Deluxe Edition, nella Collector Edition stile diciamo Classic Edition, ma quelli sono già terminati, ma è ancora disponibile la versione fisica normale. Vi lascio il link per chi ancora non l'ha ordinato, perché sicuramente questo gioco andrà a ruba in futuro, aumenterà sicuramente di prezzo, quindi vi lascio il link e vi ricordo che il 24 di maggio uscirà la versione fisica e verrà spedito a tutti quanti, compreso me che l'ho già ordinato in Deluxe Edition un bel po' di tempo fa. Poi passiamo a Nice America, che ci annuncia un nuovo gioco in uscita su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5. Si chiama Reignatis ed è un bellissimo gioco d'azione, quasi un picchiaduro a scorrimento con grafica poligonale in cel shading, veramente molto carina. Il gioco è disponibile da Nice America Europa nella versione Limited Edition con tanti contenuti, mentre su Nice America UK, oltre alla Limited Edition, è disponibile anche la Deluxe Edition, che è una versione fisica normale con qualche contenuto in più. Vi lascio il link sia della Limited di Nice America Europa e sia della Deluxe Edition, insieme anche naturalmente alla Limited Edition, per chi vuole acquistarlo da Nice America UK. Poi passiamo a Perp Games. Nell'ultima puntata delle uscite videoludiche vi avevo detto che sarebbero usciti alcuni giochi in versione fisica, in realtà al momento escono solo in versione digitale, ma già Perp Games ci annuncia le versioni fisiche di questi giochi. In particolare abbiamo visto Jack Holmes Master of Puppets, questo bellissimo shooter in prima persona horror con come nemici dei pupazzi, delle marionette che dovrete sparare. È disponibile la versione digitale, ma a breve arriverà anche la versione fisica, e quando uscirà vi metterò anche il link. Altro gioco che abbiamo visto è Retropolis 2 Never Say Goodbye, tutte e due in uscita su PlayStation 5. Questa invece è una bellissima avventura grafica ambientata in un mondo di robot futuristico, veramente bel gioco anche questo. Di questo già c'è il link sul sito di Perp Games e ve lo lascio qui sotto per cominciare a dare un'occhiata, ma ancora non sono stati aperti i preordini. E poi c'è un altro gioco interessante per PlayStation VR, ovvero Madison VR. Questo è invece un horror in prima persona da giocare col PlayStation VR 2, veramente molto spaventoso, e anche questo è uscita la versione digitale, ma più in là uscirà anche la versione fisica. E a proposito di versioni fisiche del PlayStation VR 2 disponibili su Perp Games, la prossima puntata vi farò un elenco dei giochi disponibili da Perp Games e vi spiego anche come acquistarli, perché non è come tutti gli altri siti, e quindi ne riparleremo settimana prossima. Poi passiamo ad Atari, che ci porta dal passato nuovi giochi e nuovi accessori. Come sapete, qualche mese fa ha fatto uscire la nuova console Atari 2006 Plus, che permette di giocare ai vecchi giochi di Atari 2006, ma anche ai giochi di Atari 7008. E così, dopo aver fatto uscire anche qualche gioco per Atari 2006, di cui uno l'abbiamo visto nella scorsa puntata degli ultimi arrivi e uno lo vedremo nella prossima puntata, sta per far uscire anche nuovi giochi per Atari 7008. Potremmo infatti ordinare Fatal Run, che è un bellissimo gioco di corse con grafica da dietro la vostra auto, naturalmente con la grafica classica in stile 8-bit. Poi arriverà Food Fight, che anche questo è un classicissimo, è un gioco in cui voi dovrete
raccogliere del cibo, lanciarlo contro i nemici per arrivare a mangiare il vostro panino. Anche questo è un gioco interessantissimo. E soprattutto arriverà Ninja Golf, che è un misto tra un gioco di golf e un picchiatura a scorrimento con protagonista dei ninja, veramente una cosa fuori di testa già per i tempi. E anche questo arriverà in versione fisica rifatta, attenzione perché ancora non sono disponibili, ma vi lascio i link per andarli a vedere sul sito ufficiale di Atari. Per chi è in America può acquistare anche tantissimi altri giochi che sono già usciti, per noi europei usciranno solo questi tre. Ma non solo, perché hanno annunciato anche l'uscita del pad, naturalmente, di Atari 7008, che sarà compatibile sia con il nuovo Atari 2006 Plus, ma anche con i vecchi Atari 7008 e Atari 2006. In particolare, con questo pad è stato aggiunto il secondo pulsante. Infatti nel joystick di Atari 2006 c'era un unico pulsante, qui sono due i pulsanti, ha una forma più tipo control pad, anche se c'ha l'analogico che sembra quasi un mini joystick, veramente carino. Anche questo sarà ordinabile prossimamente, e per non farsi mancare niente uscirà anche una bella prolunga per poter connettere sia questo sia il vecchio joystick di Atari 2006, per chi magari ha la televisione un po' più lontana e la console vicino alla televisione, si vuole sedere più lontano, c'è questo cavo di questa prolunga, potrete giocare più lontano. Insomma, anche di questi due vi lascio il link per andarli a vedere sul sito ufficiale di Atari. Poi, quando saranno disponibili, penso da noi si potranno ordinare da Amazon, poi ne riparleremo. Poi passiamo a Nintendo, che ha annunciato un nuovo gioco che a noi, direte voi, che ci interessa, non sono le uscite videoludiche, sì, però questo gioco uscirà in una versione limitatissima che si potrà acquistare solo dal Nintendo Store. Il gioco è Nintendo World Championship NES Edition, che è una specie di compilation dedicata ai giochi che si giocavano nei campionati Nintendo nei vari anni, quindi giochi per Nintendo NES giocati da vari giocatori nei corsi degli anni. Dovrete praticamente fare delle piccole azioni, tipo raggiungere dal punto A al punto B, che ne so, di Super Mario entro tot secondi, oppure uccidere i nemici in un livello di The Legend of Zelda entro tot secondi. Secondo me è una cosa molto molto interessante, ho sempre voluto avere qualcosa del genere su una console attuale, finalmente lo faranno per Nintendo NES, e sul Nintendo Store si potrà acquistare la Deluxe Set, che è una versione da collezione che contiene all'interno una copia della cartuccia che si utilizzava proprio durante questi campionati, veramente bellissima compilation. Però per averla dovrete registrarvi alla mail sul sito del Nintendo Store, poi quando uscirà il gioco chi è più veloce si accaparrerà anche questa versione, quindi super limitata. Bellissima anche il trailer, vi consiglio di dargli un'occhiata perché fanno vedere i vecchi campioni dei vari ultimi tornei del Championship Nintendo, e poi alla fine questi si sfidano, la sfida viene fatta a casa di uno di loro, e alla fine del filmato arriva il campione del primo torneo del 1990. Un bellissimo video, dategli un'occhiata perché è interessante. Poi passiamo a una campagna Kickstarter che ci porta Pixel Art, è un gioco in uscita su Neo Geo, Dreamcast e PC, si chiama Galdmort ed è un bellissimo platform, un gioco in stile Ghost and Goblins, però con la grafica naturalmente di giochi Neo Geo tipo Magician Lord o Metaslug, quindi un Ghost and Ghost con la grafica di Metaslug, veramente bellissimo. Chi vuole può già fare un'offerta e ricevere poi la versione fisica prodotta da Pixel Art, probabilmente comunque uscirà la versione fisica anche sul sito di Pixel Art. Il gioco è in uscita su Neo Geo MVS e Neo Geo AS e anche su CD per Dreamcast, oltre che la versione digitale su PC. In ogni caso io vi lascio il link per dare un'occhiata dentro la campagna Kickstarter. E finiamo la puntata parlando di sconti. Questo mese ci sono veramente tanti tanti sconti, alcuni molto interessanti. Cominciamo da Strip Limited, che ci porta il nuovo gioco del mese, ve l'ho già detto nella scorsa puntata degli ultimi arrivi. Tra l'altro devo fare un errata corrigio, nella puntata scorsa degli ultimi arrivi vi ho detto che nella collector di Sonic Generation Plus c'erano i dischi, i vinili con le colonne sonore di Sonic, in realtà non c'è nessun vinile, mi ha tratto in inganno la forma e il peso della scatola, in realtà all'interno c'è un bellissimo artbook con quelle dimensioni più alcune card giganti a forma di
LP, ma all'interno non c'è nessun disco, quindi errore mio, qualcuno di voi me l'ha fatto notare e ve lo ripeto anche in questa puntata del TG Games Limited. Ma ritorniamo agli sconti, ritorniamo a Street Limited, perché questo mese ci porta un bellissimo gioco per Nintendo Switch e PlayStation 4, si chiama Pokey and Rocky Reshirined, una bellissima remastered di un gioco che uscì su Super Nintendo, anzi una compilation che contiene il primo e il secondo capitolo di questo shooter a scorrimento verticale con protagoniste questi due personaggi che si muovono all'interno del livello. Bellissimo gioco ragazzi, consigliatissimo, io l'ho già preso. Qui potrete acquistare o la versione fisica, che invece di pagarla 30 euro la pagherete 20 euro, potete prendere la versione fisica normale più il peluche del personaggio Rocky, che invece di 60 la pagherete 40 euro, la collector edition, che è quella che ho io, che da 70 euro passa a 50 euro, e poi la versione completa collector edition più peluche, che da 100 euro passa a 70 euro. Consigliatissimo, vi lascio sotto il link, scegliete la versione che più vi interessa. Poi passiamo a VGN Ysoft, che in occasione del 5 maggio, che è una festa spagnola, ha messo in sconto tutti i giochi prodotti da case spagnole, in particolare da Tesura Games e da Meridian Games. C'è un 20% di sconto su tutti i giochi, potete trovare anche giochi un po' più nuovi tipo White Knight per Nintendo Switch, sia nella versione normale che nella versione Collector Edition, una bellissima avventura grafica con grafica tutta bianca e nero, oppure Horror Tales The Wine per PlayStation 5, che invece è un'avventura in prima persona veramente molto bella. Ma ci sono tantissimi giochi e vi consiglio di andare a dare un'occhiata, se avessi soldi li prenderei tutti, ma qua mi sa che non ne riesco a prendere nemmeno uno. Poi passiamo a Bublank, che mette in sconto alcuni dei suoi prodotti sul sito di RobaRoba. Potrete infatti acquistare per PlayStation 3 Retro City Rampage DX, che da 25 dollari passa a 18 dollari, oppure potrete acquistare Shakedown Hawaii, il seguito, sempre per PlayStation 3, sempre da 25 dollari a 18 dollari, oppure potrete acquistare la versione 3DS di Shakedown Hawaii, che da 30 dollari passa a 23 dollari, o addirittura la Collector Edition, che da 50 dollari passa a 38 dollari. Io non l'avevo preso la Collector Edition per 3DS, l'ho presa adesso, con tutte le spedizioni, le spese di spedizione mi è uscito intorno ai 55 euro. Speriamo che arrivi, perché è un po' strano questo sito di RobaRoba, non mi ha fatto nemmeno registrare, non mi ha fatto pagare le tasse, chissà se poi me le fanno pagare quando arriva il gioco. Comunque vi terrò informati. Inoltre c'è anche solo la statua, che trovate nella collector da 30 euro a 20 euro, o comunque altri mini action figure, trovate un po' di tutto. Vi lascio il link per chi volesse dare un'occhiata e acquistarsi qualcuno di questi giochi che ancora non ha preso. I giochi sono tutti in versione americana, ma la versione 3DS potete giocarla anche sulla versione europea. E finiamo con Focus Entertainment, che nel suo store ha messo in sconto il bellissimo Banishers per PlayStation 5, Xbox Series X e PC, questa bellissima questo action adventure con protagonisti che riescono a vedere fantasmi e dovranno proprio scontrarsi contro di questi. Bellissimo gioco che io avevo già preso nella Limited Edition, ma adesso sono in sconto sia la versione normale, che da 50 euro passa a 40 euro, sia la Limited Edition, che è quella che ho preso io, che da 85 passa a 65, ma soprattutto la bellissima Collector Edition, che da 200 euro scende addirittura a 150 euro. Consigliatissima la Collector, anche qui se avessi soldi la prenderei al volo. Questa collector ha una doppia statua con due personaggi, una bella statua grossa, quindi veramente una bellissima collector. Vi lascio il link per chi volesse comunque acquistarla. E con questo ragazzi è tutto anche con questa mega puntata del TG Games Limited. Ci vediamo settimana prossima con la nuova puntata del TG Games Limited. Ciao ciao! O farà nascere che, e se non l'avete mai giocato vi consiglio di farci un pensierino, perché è veramente un bel gioco questo qui. Per poi andiamo a vedere cosa arriverà martedì prossimo, 14 aprile. Poi passiamo a Super Rare Games, che ci porta il che ci ricorda che
si chiama Rainite e sia, sia della Limited che della, per chi la vuole acquistare da, nell'ultima puntata del veramente una cosa fuori dalla, in particolare questo pad è stato quando è uscito ha dato la possibilità, cioè questo cavolo maledette moto di merda, oh. Brum brum alle 3 di notte, brum tipo lo che nella collector di Sonic Mania Plus, nella collector di Sonic come cazzo si chiama Plus, che in occasione del Retro City Rampage di lì, oppure potrete acquistare e finiamo con Focus Entertainment Store, che e finiamo con Focus Entertainment, vaffanculo.